Dunque, l'ultimo mese è stato uno dei mesi più fighi, però anche più stressanti della mia vita. Perché infatti è iniziato il tour estivo, che tra l'altro sta andando alla grande. A fine tour poi farò un video dedicato dove vi parlo di tutto quanto, perché sono successe un sacco di cose, belle e brutte. In realtà più belle che brutte, però niente. La morale è che non sono mai stato a casa nelle ultime settimane e quindi casa si è riempita di pacchi, che in questo video andremo ad aprire. Questa cosa non ha minimamente senso. Cioè già l'altra volta erano tanti, questa volta raga mi sa che abbiamo raddoppiato. Il format lo conoscete. Apriamo i pacchi in questo video. Credo di cominciare con questo perché leggo una scritta familiare, ovvero Farma Roma, che è il posto dove lavora mia madre. Quindi questo qua potenzialmente sarà un pacco da parte di mia madre. A questo pacco, ragazzi, mi è stato mandato il 10 maggio di quest'anno, quindi ormai 2 mesi fa. Quindi questo qua è il regalo di mia madre per il mio compleanno. Un wok. Non è un wok. Damn! Ma però, ma ha rimesso il portafoglio che avevo perso e che mi ero dimenticato di aver perso anche. Allora l'hai perso a Roma? Forse l'ho perso. Con i soldi dentro. Forse l'ho perso a Roma allora. No, può essere, può essere. Grazie mamma, non la devo chiamare perché non mi ricordo. Sì, ma tipo mia nonna quando ci spediva i soldi, la mancia. Forse è lei pacco. Che ha messo i soldi. No, non è da mia no, madre. No, no, tipo. Cop. Cop. Bel regalo. Rispetto al solito, stavo per dire, rispetto al solito è poco. Infatti, c'era anche una griglia elettrica. E sai cosa ha fatto mia madre? Ha preso la roba che doveva buttare e l'ha buttata in questo pacco. Può essere, può essere. Anziché buttarla fa, beh, l'ha regalato per il compleanno. Io pensavo che avesse regalato un portafogli, invece no, è tu quello. Ragazzi, ma noi non abbiamo più spazio, mai fatto. E uno è andato. Meno male che non c'era il cibo, perché sennò sarebbe stato un po' un problema. Prossimo pacco. Questo. Non ho la più pallida idea di cosa ci sia qua dentro. No way! La cosa più di questo video è che io non so e non ricordavo gli acquisti che ho fatto in questi mesi. Questo me l'ero completamente dimenticato. Questo è stato un acquisto completamente fatto a caso, perché ho trovato una promozione su Facebook. Quelli che compaiono ti dicono: guarda, prezzo scontato, anziché 600 euro, 100 euro. Che sono le classiche truffe. Però mi hanno detto: cazzo, il sito è affidabile, si può pagare con PayPal, prendiamoli, male che va. E mi fanno rimborso. Ora non so cosa c'è da dire su un paio di sci. So che è un paio di Black Rose, modello Demon, alti 183. E niente, servono per sciare, per fare fuori pista. E su questi ci attaccheremo un attacco da Telemark. Quindi per sciare, appunto, in Telemark. Se non sapete cosa vuol dire Telemark, cercate su Google Telemark. Dove la metto tutta sta roba adesso? Madonna, che casino. Me coglioni! Allora, questo qua è un acquisto che ho fatto su un sito di vestiti. E ho preso questa camicetta qua con la bandiera dell'America e la città di Detroit del brand 424. Gang! Real ghetto, man! Ci sta. Inizialmente pensavo fosse piccola e la realtà dei fatti è che mi sta anche grande. Però, gang! Non so quando mai la metterò perché non è molto nel mio stile, però spacca. Poi, oltre a quello, se non vado errato, ho preso un paio di magliettine del brand, anzi del magazine 032C. Una è questa qua, molto molto basic, e l'altra è questa. Questo qui è un magazine berlinese, tra l'altro devi anche averne un paio. Questo qua è quello che uscito quest'inverno. E niente, è un magazine di moda, che appunto da un paio di anni ha lasciato il suo brand, meglio il suo merchandising. Le magliette costano circa 30 euro l'una e niente. L'ho preso per il tour estivo. Poi questo qua, ragazzi, è più che altro un premio, perché infatti viene direttamente da Red Bull ed è il premio per aver vinto la Red Bull 400, che appunto è una gara che ho fatto il mese scorso a Predazzo e l'ho vinta. E questo qua, ragazzi, è il trofeo. Un mini frigo della Red Bull. È un premio simbolico, però è molto molto apprezzato. Grazie mille. Tema estate, ragazzi, sono arrivate anche le ciabatte di Vibram. Io, per chi non lo sapesse, per anni sono stato il mister ciabatta, nel senso che ho passato 2 anni della mia vita, tipo dai 17 ai 19 anni, in ciabatte. L'inverno, l'estate, con la pioggia, in giro, alle fiere, agli eventi, sempre, sempre in ciabatte. E di base l'ho fatto sia perché avevo un problema al piede e sia per espormi un po' al pubblico, quindi per tirar fuori le palle. Comunque era strano vedere qualcuno con le ciabatte. Quindi banalmente parlando, quella è stata una cosa che mi ha fatto sconfiggere un po' la timidezza. E quindi niente, tra le tante cose che colleziono, colleziono anche ciabatte. E questa qua è una nuova entry. Poi, classico pacco Amazon, che non poteva mancare in questo video. Questo è un acquisto recente che ho fatto durante l'Amazon Prime Day, quindi quasi un mese fa ormai. In primis ho preso questo cuscinetto,
si chiama così, non lo so. Poi, qua abbiamo il Patafix, ragazzi. Questa qua è una cosa che in casa c'è sempre, perché io lo uso costantemente per attaccare le parole dal muro. In tantissimi in questi mesi avete chiesto come attaccavo e niente, il segreto è questo. Poi, sempre dallo stesso pacco, ho preso anche questo termometro per alimenti. Questo qua in realtà l'ho comprato per usare in un video, per far finta di essere anch'io uno chef, però so già che non lo userò mai. Serve per misurare la temperatura dell'olio o della carne, per quindi vedere la cottura e le altre cose. Cazzate. Tanto l'olio quando bolle lo vedi, insomma. Ed infine, ragazzi, sempre tema cucina, ho comprato un frullatore. Sono sempre stato un fan dei frullati. E adesso che è estate, ho pensato che un acquisto fondamentale per la nostra casa poteva essere questo. E questo, vabbè, non credo che sia tanto da spiegare. È un frullatore, clicchi, frulla, vroom, ciao. Davide Vianello. Davide Vianello, ragazzi, è un amico barra fotografo che ci ha accompagnato a me e Giorgio Rocca durante l'escursione negli ski che ha fatto quest'inverno a Livigno. Però non ho idea di cosa possa avermi messo qua dentro. Questo è uno dei regali più belli che vi abbiano mai fatto. Livigno 2019, è un rompipalle, blogger e bravo sciatore. Vai Davide. Wow. Questa qua è una foto bellissima che lui mi ha fatto mentre scendeva appunto da quella montagna lì. Grazie mille Davide, veramente bellissimo. Sono rimasto stupito, ragazzi, non me l'aspettavo, non... cioè... boh, grazie mille. Ecco, lì è stato un weekend veramente bellissimo, che spero ripeteremo quest'anno. Poi non riusci magari. Ecco, questo qua è tra i pezzi forti. Questo qua è un acquisto che ho fatto sul sito di Viet, un negozio, che è sito italiano, che appunto ha base ad Arona, a Domodossola, che ho scoperto appunto quest'inverno. Ho preso un po' di robe durante i saldi perché loro hanno un sacco di brand strani, o meglio un sacco di brand ricercati. Tipo, ho preso questa polo qua, che è un acquisto insolito perché non compravo polo da un paio d'anni, però ho visto questa qua di Geographics che era molto molto simpatica e quindi coppata. Poi questo qua è tra i pezzi forti. Questo qua è un pantalone tracksuit di Needles, un brand giapponese. In caso non lo conoscessi vi consiglio di seguirlo un po' perché fanno un sacco di cose belle. Hanno anche una bellissima filosofia sul vintage, sulla roba anche di riciclare e altro, quindi straconsigliato. Poi ci sta anche questa maglietta qua di Politin, altro brand che vi consiglio perché è molto molto interessante. E i prezzi sono anche abbastanza onesti, nel senso che scontata questa qua veniva tipo 30 euro. Questa qua è la classica maglietta nera che ho preso appunto per le mie serate, perché nelle serate indosso sempre roba nera, perché banalmente parlando in foto sembro più magro. E niente, sempre di Needles. Poi, ragazzi, il brand che vi dicevo prima giapponese, ho preso questa maglietta qua tie-dye. Ora, il tie-dye, ragazzi, è una moda che quest'anno è scoppiata tantissimo e loro l'hanno riadattato al loro stile, quindi allo stile di cutter e cut. Ora è strana, perché ha il suo taglio strano e le sue particolarità, però hit. Ed infine, tra gli ultimi abbiamo un paio di pantaloni lunghi, questi qua di Prada, in un tessuto molto molto leggero, appunto per l'estate. Ed infine l'ultimo articolo è questa rivista di Hypebeast, magazine che parla delle varie collaborazioni, parla dei vari artisti e in generale di moda. Silvestro Laurini, questo qua viene da parte di mio padre. Questo qua mi è arrivato assieme al regalo di mia madre, quindi ipotizzo che sia il suo regalo di compleanno per me. First Aid Kit. Ah, mio padre da bravo medico mi regala il kit pronto soccorso da usare, credo in montagna. Allora, lo butto lì dallo zaino, ma spero di non usarlo mai sta roba. Per il resto niente, grazie papà che ci pensi sempre. Oh, a sta regalo oggi solo vestiti. Questo qua è una maglietta che ho preso sul sito delle Spiritual Mafia un paio di settimane fa. È del loro merchandising. Hanno fatto questo drop riprendendo un po' l'idea e il mood delle varie rockstar e delle varie band metal. Ora appunto loro tre. Qua ce ne sono altre due, una dovrebbe essere di Surri e l'altra per Alberto. Questo so cos'è, lo sento dal peso. Nell'altro episodio mi ero lamentato del fatto che avevo troppe scarpe e poco spazio, quindi ho comprato una scarpiera, che sarebbe questa qua. Ora sono passati circa 3 mesi dall'altro video e ci risiamo, perché infatti questa qua, ragazzi, è un'altra scarpiera. Solo che il problema è che l'altra volta eravamo in tre a montarlo, mentre stavolta sono da solo. Vediamo quanto tempo ci metti. Minuti, ho messo. Ale, salvo. L'idea no. Qua sopra no? Allora sì, puoi, perché sono tutti uguali, quindi la, cioè in teoria sì, non si rompe nulla. Vai. No, che carino, bellissimo. C'entrano quattro sì. Red Bull, è magnetico, figo. Ma cazzo, lo voglio anch'io. Vieni anche tu alla prossima Red Bull 400. Dai, ho un'idea. Ma gli sci, dove li metti gli sci? Perché pure gli sci? Non ti bastavano? Non puoi dirci 100 euro. Trascino tutto qua. Ma no, vai, aspetta. Cazzo, sì, guarda, ti cade tutto. No, dovrebbe essere easy, basta che trascino tutto quanto di qua. Cinque. Vai.
ho notato il cambio di peso. Non è stata forse una grande idea. Te l'ho detto. Vai, 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 vai. Tutto questo solo per le scarpe? Sì. Ma vaffanculo. Ma l'ho riempito questo. Poi, che unboxing è se non c'è dentro un paio di scarpe? E infatti, eccoci qua con un pacco direttamente da Clack, il sito dal quale compro le scarpe. Tarararararam. Damn. Abbiamo qua delle Jordan 1 per Travis Scott. Taglia 47, la mia, naturalmente DS. E niente, eccola qua, una delle scarpe più belle uscite quest'anno, secondo me. A dire il vero, questa qua è una scarpa che già ho, che infatti sto già usando in queste settimane, che ho iniziato a usare durante il Summer Tour, però l'ho già messa spaccata, quindi mi sono detto, dato che costano ancora poco, comunque dato che il prezzo mi è ancora saltato a cifre folli, prendiamo un altro paio, e quindi eccola qua. E l'obiettivo di queste è farsi filmare da Travis Scott, cosa molto difficile, però la speranza è l'ultima a morire. Io l'ho presa su Clack, che è appunto un sito simile a StockX ma un po' più piccolino, mi tendono a fare maggiore attenzione ai dettagli, quindi a riconoscere le false dalle vere, quindi niente. Non so perché non l'ho mai aperto, questo qua l'ho comprato prima di partire per il Giappone, poco dopo anzi il viaggio a Livigno. Questo qua è praticamente un portasci, siamo sempre in tema montagna alpinismo. Portasci classico della Thule, marca svedese. Non so perché non l'ho comprata prima, questo qua è un accessorio che in realtà per me è fondamentale, perché io infatti giro un sacco gli sci, tra metro, treni e cose varie, quindi un portasci è fondamentale, perché sennò ogni volta rischio di farmi male con le lamine o comunque di far male a qualcuno. Ed infine ragazzi, l'ultimo pacco di questo video, il pacco forse più, madonna se pensa pure questo, il pacco più grande è questo. L'ho visto da Yakidale, l'ho visto da Franz e mi sono detto, Ale, uniamoci anche noi al club dei monopattini elettrici. Segway Ninebot. Per chi vive a Milano o comunque in città, ha visto che adesso negli ultimi mesi queste ultime sono riempite di monopattini elettrici, che appunto si possono affittare e puoi lasciare dove ti pare. E avendo visto gli altri che lo usano spesso, mi sono detto, vabbè dai, coppiamolo, così lo usa chi vuole in casa. Se fai cadere qualcosa, no, ti accoltello. Cioè, non hai capito. Zio, guarda le luci. Dai, è storico. Sì, magari potessi provarlo in strada. Non c'è il balcone. Ah no, vero, c'è la piscina. Sì, quella, sì, sì, la piscina che ormai è un... cioè, ma è fucking swimming pool. Ma che swimming pool? È la... come si dice? La tara delle bici. È la swamp di Shrek, altro che... sì. La paura di Shrek. Ma serve il casco? Sì, ciao. Serve anche la patente, il polverese. Sì, ciao. Il casco. Ora io è da un anno che vedo in giro gente con monopattino elettrico e non ho mai visto uno col casco, però vi fido di Surri. Madonna, si è fiotta. E niente, con questo mio ultimo acquisto ragazzi, celebrate the feeling supreme one more. Io mi schianto questi giorni. Comunque, pensavo a dire, con quest'ultimo mio acquisto vi saluto, vi mando un grande abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.